Io credo che noi siamo in una guerra mondiale ormai. Siamo in una terza guerra mondiale, Massimo? No. 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 No, siamo in una situazione asimmetrica di squilibri, forti squilibri, di forti squilibri che possono portarci alla terza guerra mondiale, a meno che vogliamo cambiare la definizione, ma per guerra mondiale si intende quando la maggior parte dei paesi sono coinvolti, quella è la guerra mondiale. In questo caso non lo siamo. Però siamo in una situazione, ripeto, talmente asimmetrica e talmente svariata che qualunque scivolone può portare sicuramente a un allargamento a livello regionale e teoricamente anche al rischio di una guerra mondiale. Quello sì. Perché Ma sai, gli dimmi. schieramenti che non vedi sono quelli veri che contano. Cioè noi vediamo Israele che si... Che abbaia con il Libano, dietro al Libano però c'è l'Iran, già lo vedi meno, dietro l'Iran c'è la Russia, dietro la Siria che sta fra il Libano e l'Iran c'è mezzo la Siria, anche lì c'è mezzo la Russia, la Cina ha già detto che è amica dell'Iran, quindi ci sono tutti questi grossi schieramenti che secondo me alla fine annullano per fortuna il rischio di una guerra nucleare mondiale, però che possa diventare invece una guerra regionale, quello è possibile. Ok, allora Massimo, Scusa, sono dimmi. specialisti nel far fare guerra agli altri, quindi come dire, loro aizzano, permettono a Israele di fare quello che vuole in Medio Oriente, ma sanno benissimo che una guerra lì verrebbe contenuta fra Israele, Libano e l'Iran, perché la contengono loro, evidentemente sono già d'accordo con la Russia di non andare oltre un certo limite. Aizzano l'Ucraina contro la Russia, sperando che la Russia reagisca. Ma loro non tirano i missili, non permettono direttamente a Zelensky di usare i loro missili. Hanno già detto sì, diamo il permesso di usare i missili degli europei, ma i nostri no. Quindi sono molto bravi ad aizzare tutti gli uni contro gli altri, cercando sempre di starne fuori. Poi casomai loro entrano dopo, fanno quelli che entrano alla fine e si prendono le spoglie, come hanno fatto nella prima guerra mondiale e come hanno fatto nella seconda. Ma per adesso sono lì che aizzano, che permettono che tutto succeda. E soprattutto nel caso di Israele, sono lì che non impediscano, cosa che potrebbero fare, che ciò che sta succedendo succeda. Ok, allora dunque, tu Massimo hai fatto, io vorrei far vedere quello che è il sito, il canale YouTube di Massimo Mazzucco. Ecco, questi sono alcuni dei video di Massimo Mazzucco, vedete? Aerei 11 settembre, parla, al limite dopo ne parliamo, Gordon Liu, eccetera, 11 settembre la nuova Pearl Harbor. Il mistero, fra l'altro, tu, ma ne parliamo dopo, hai messo tutto il documentario integrale che dura 5 ore dell'11 Sì. Sì, settembre gratuito su YouTube. E sei tornato perché hai parlato con questo pilota. Ecco, io mi queste sono alcune cose. 10 km, dopo parliamo di 10 km. Questi sono i video che fai tu perché sono meravigliosi. Vedete, è Gordon Liu, eccetera. Allora, quello che voglio dire è questo. Tu hai fatto un video molto bello, un video denuncia, che si chiamava 10 chilometri. Me lo vuoi raccontare? Per poi invitiamo la gente ad andarlo a vedere perché è spettacolare. 10 chilometri è una lettera, chiamiamola una lettera aperta ai giornalisti delle testate giornalistiche che continuano a fare articoli di 8 pagine ogni volta che ci sono 7 bambini morti in Israele. E io dicevo, faccio un bel esperimento, tanto per capire che cos'è la dimensione di quello che voi state permettendo che succeda, perché ciò che succede può succedere perché lo permette sia la stampa occidentale sia ovviamente gli Stati Uniti. Per farvi un'idea di quello che succede, immaginate di uscire di casa e di camminare dritti, avere una strada dritta davanti a casa lunga 10 km. Fatevi questa bella passeggiata di 10 km. 10 km sono tanti, a piedi. Per chi non è abituato a camminare non ce la fai neanche a farli tutti, no? Ecco, fate 10 km. Adesso immagina che a ogni passo che fai, ogni metro, diciamo, ogni passo che fai, ogni passo, al tuo lato c'è un bambino disteso morto. Uno, un passo, un altro, un passo, un altro, 10.000.
è una cifra minima, perché sono di più in realtà, i bambini palestinesi morti, uccisi dalle bombe americane sganciate in Israele, da Israele. Quindi, per avere un'idea, io non, cercavo un modo grafico per dare un'idea di cosa vuol dire 10.000 bambini morti. E allora mi sono stato a dire, prova a pensare, 10 km dritti, ogni passo che fai, un bambino. Mi è venuta questa idea perché in Palestina hanno fatto una cosa, hanno preso una... Quando i bambini erano, i morti erano solo, fra virgolette, 5.000, hanno preso una... dei vestiti di bambino, non hanno messo dei cadaveri ovviamente, hanno messo a ogni metro lungo una spiaggia lunghissima di non so dove, credo di Gaza, hanno messo un vestito ogni metro, un vestito, e c'era questo lì che camminava con la telecamera che inquadrava questi vestiti, cioè pantaloncini e maglietta, pantaloncini e maglietta, pantaloncini, maglietta, cappellino, maglietta, cappellino e scarpe, cioè, ogni metro ce n'era uno steso, non c'era il bambino dentro, ma tu puoi provare a immaginare. Ognuno di quelli è un bambino morto. È un modo come un altro per cercare di scuotere, ma evidentemente nessuno vuole guardare veramente quello che sta succedendo, perché se guardassero veramente poi non potrebbero più guardarsi allo specchio. Quindi l'unico modo è quello di far finta di niente a questo punto. Hai pubblicato anche un intervento di un giornalista israeliano. Anche questo invito ad andare sul canale Luogo Comune 2, che è il canale, perché se cercate Massimo Mazzucco su YouTube non vi cagano, dicono che non esiste, però dovete cercare proprio Luogo Comune. Peggio ancora, se tu cerchi per esempio Massimo Mazzucco 11 settembre, non solo non vengo fuori io, viene fuori il video di Mentana che smentisce le bufale sull'11 settembre, cioè addirittura c'è già la... peggio ancora che non esisto. Viene fuori il mentale e dice tutte le bugie sono di 6 settembre. Cioè, ma scusa, ma fammi capire, ma Mentana non è quello che ti aveva messo in onda per la prima volta il tuo documentario sull'11 settembre? E che poi probabilmente si è pentito amaramente per gli anni a venire. Quando ancora Mentana faceva giornalista, ha messo in onda il primo mio documentario, che si chiamava Inganno Globale, nel 2006, su Matrix, a Canale 5. Venne fuori un casino mostruoso, ma lì ancora lui faceva giornalista, cioè poi lui fece varie puntate, invitava me, per dire, invitava Attivissimo, che sostiene la versione ufficiale, il debunker, trattavamo 3-4 argomenti, io dicevo la mia, Attivissimo diceva la sua, Mentana faceva il giudice equidistante e lasciava che la gente a casa si facesse un'opinione. Cioè in quegli anni lì faceva ancora il giornalista, quindi faceva quello che doveva fare. Infatti mi aveva molto colpito positivamente all'inizio questa sua cosa. Poi deve essere successo qualcosa, perché devono avergli tirato le orecchie, perché io a un certo punto avevo preparato, addirittura penso gli ho portato, nel 2009, lui è andato via proprio nel 2009 alla fine, gli avevo portato una chicca assoluta, gli ho detto Mentana, questa è una chicca, che passi alla storia, ti porto l'uomo che ha ucciso Kennedy. L'intervista, perché c'è l'intervista sua, esiste, l'uomo che ha sparato la tempia dalla collinetta famosa, no? Ovviamente nessuno mi ha voluto comprarla nelle televisioni americane, perché ovviamente non vogliono, ma c'è l'intervista, è corroborata, è documentatissima, è assolutamente credibile, è dettagliata in un modo spaventoso. Te lo do anche gratis, non me ne frega niente. Risposta: eh no, però insomma basta con queste storie adesso, è l'11 settembre di qui, è il caso Kennedy di là, insomma, evidentemente gli hanno detto Ciccio, basta con questo complottismo, smettila. Da quel momento lui è cambiato, ha tolto il cappellino da giornalista, ha messo quello da debunker, cioè ha sposato completamente le tesi ufficiali, è diventato un docile servo del potere, addirittura si è fatto premiare dal CICAP per l'11 settembre. Cioè, dopo aver messo in onda i miei documentari, quindi dopo aver visto, non puoi dire di non averlo visto, l'hai messo in onda, quindi le sai le cose, no? Nonostante questo si è fatto premiare addirittura dal CICAP, perché appunto il CICAP, sai, che sono l'organizzazione dei debunker, di Attivissimo, di Piero Angela, di questi qua, che negano tutto ovviamente, e lui addirittura orgoglioso è andato a prendere il premio, cioè ha passato completamente dall'altra parte della barricata. È chiaro che da quel giorno le mie simpatie per lui sono fortemente calate, diciamo così. No, ma vedo che lo attacchi parecchio. Ma a proposito di Piero Angela, non so se sai quello che accade con Gustavo Roll.
Beh, so un po' la storia, non so se so che a un Allora, certo punto ha cercato di smontarlo, ma. no, lui è andato da Gustavo Roll e poi gli ha detto: io voglio che lei mi faccia, io le ordino di fare delle cose che io documento e solo così io potrei dire che lei. E lui ha detto: ma io sotto comando non faccio niente. E allora lui è uscito, questo me l'ha raccontato in foto interviste a chi ha conosciuto Gustavo Roll, che gli era amico. Piero Angela è uscito con Gustavo Roll, che praticamente l'ha mandato a stendere. E quando poi ha preso il portafoglio e ha aperto, c'era il blocchetto degli assegni dove tutti gli assegni erano firmati Gustavo Roll. Lui gli aveva firmato gli assegni dentro, come per dire: a te interessano i Hai visto? soldi e io ti colpisco sui soldi. E lui si è ritrovato con il blocchetto d'assegni tutto firmato a firma Gustavo Roll, ogni assegno. E lui non gli ha mica dato, lui gli ha dato la dimostrazione. E da lì lui ha cominciato ad attaccarlo in maniera incredibile, hai capito? Che Non solo quindi. l'avrà accusato di avergli fregato il portafoglio, di avergli Eh sottratto, voglio dire, sì. come Allora, poterà ammettere a quel punto. Marco Fara dice: si chiama shadow banning, la tecnica che prevede di nascondere ciò che si cerca in internet e impedisce di trovare persone come Mazzucco. Comunque Marco, lo dico anche a tutti, molti lo sanno ormai, se cercate per caso un mio film in particolare, perché i miei film sono tutti in rete, ma non riesco a trovare appunto, usate Google, che per qualche motivo, invece di YouTube, Google te lo fa trovare subito. Cioè 11 settembre la nuova Pearl Harbor, quello che avete visto adesso, su YouTube non esce come ricerca, su Google esce. E ti manda al video di YouTube. Quindi se uno ha l'accortezza di usare Google, alla fine si riesce comunque. Comunque l'ideale è andare direttamente, perché se cerchi Luogo Comune 2 su YouTube te lo dà, e dentro Certo. ci sono tutta una serie di video incredibili, eccetera. Tra questi video, tornando all'argomento di prima, cioè tu hai intervistato questo Gideon Levy, che è un Levy, che è un giornalista, cos'è? Un giornalista Un israeliano, cos'è? giornalista famosissimo israeliano che lavora Ecco, da 40 anni per Haaretz, è che l'unica cosa ha voce, detto? è l'unico che dice da 40 anni stiamo sbagliando tutto, non è giusto quello che facciamo, dobbiamo dare una terra a questa gente, dobbiamo restituirgli la terra che gli abbiamo preso e dobbiamo smetterla soprattutto di mettere delle condizioni. Perché Israele cosa fa? Prima gli ha preso la terra i palestinesi, poi dice sì, io te la ridò, ma tu devi leccarmi il culo dal mattino alla sera, strisciare sotto il mio filo spinato 6 volte al giorno, eccetera, eccetera, per cui gli rendono impossibile anche riavere indietro la terra. E Gideon Levi dice no, se rubi una macchina, prima restituisci la macchina, poi casomai vai al bar e fai delle condizioni da lì in poi, ma intanto la macchina la restituisci e possibilmente anche com'era quando l'hai presa. Questo è un po' il succo di tutto. Lui è molto odiato, non dico l'unico, io non me ne intendo molto diciamo, del panorama culturale, però è il più recente. Ce n'era un altro che è morto, se non mi ricordo il nome, che aveva fatto delle cose molto simili negli anni Ottanta, prima contro Moshe Dayan, contro Golda Meir, che era un'altra di quelle pazzesche sioniste, contro Menachem Begin, eccetera. Lui è 40 anni che resiste perché è talmente. È odiato, è odiatissimo ovviamente in Israele, ma oltre a lui bisognerebbe citare anche un gruppo, si chiamano i Nuovi Storici, sono un gruppo uscito fuori sul finire all'inizio degli anni 90, Ilan Pappé, Avi Shlaim, Hillel, il nome non me lo ricordo, il cognome è Hillel, e l'altro è, adesso c'ho i nomi che vanno. Diciamo che ecco qua, Ilan Pappé è questo qua, tanto per essere, visto che prima ti mostravi i libri, faccio anch'io. Questo qui è forse il libro più importante. Scusate, siccome è verde la copertina La si buca polizia, con il esatto, green screen. la polizia critica della Palestina, la Etnica, polizia, la pulizia etnica etnica della della Palestina. Palestina, sì. Purtroppo il libro è verde, quindi con lo sfondo verde si buca. Viene in mente, ti ricordi Cacamo? Se aveva il Sì, buco qua sì, della sì, 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 sì. scena verde, stessa roba. Ilan Pappé, uno si chiamava Morris, appunto l'altro Avi Shlaim, tutta gente che negli anni Ottanta, perché in Israele c'era sempre stata questa narrazione per cui gli israeliani non sanno la loro storia, non sanno veramente cosa è stato fatto
ai palestinesi. A loro, agli israeliani, venne raccontato a scuola che noi eravamo qui un giorno, immigravamo, volevamo solamente un po' di spazio, questi cattivi arabi non ci volevano, volevano buttarci tutti in mare. Poi a un certo punto sono arrivate le Nazioni Unite che ci hanno diviso, prima eravamo sotto gli inglesi, le Nazioni Unite hanno diviso in due, hanno detto voi prendete questa parte di terra, noi abbiamo accettato, gli arabi cattivi non solo non hanno accettato ma ci hanno attaccato, quindi abbiamo dovuto reagire, così già che c'eravamo con la guerra abbiamo preso anche un pezzo di terreno in più. Non è così, questa è la versione ufficiale. Questi nuovi storici sono andati a raschiare negli archivi storici dell'IDF, che una volta si chiamava Haganah, l'esercito, il primo esercito israeliano si chiamava Haganah, che vuol dire difesa, e soprattutto sono andati a raschiare negli archivi storici, nei diari di Ben-Gurion. Ben-Gurion è stato quello che ha portato Israele ad essere una nazione indipendente, ed è venuto fuori una storia molto molto diversa, appunto la pulizia etica della Palestina, programmata fin dal fine degli anni 30, addirittura avevano studiato villaggio per villaggio, avevano fatto delle visionature topografiche con gli aerei, avevano una mappa di tutta la Palestina, di ogni villaggio, per ogni villaggio avevano segnato le entrate, le uscite, le strade di accesso, i pozzi, dove erano i frutti, quali frutti c'erano in ciascun villaggio, chi erano i capi del villaggio, chi erano quelli comprabili, chi non comprabili. Avevano una lista, una specie di database mostruoso, quindi erano antesignani dei servizi segreti di oggi, perché questa roba risale prima della guerra. E all'inizio del 48, quindi ancora prima che gli inglesi se ne andassero e restituissero il mandato alle Nazioni Unite, hanno cominciato la pulizia etnica, quella che gli arabi, i palestinesi chiamano Nakba. E nell'arco di 6 mesi hanno spostato, tolto di casa, cacciato, ucciso o mandato nei campi profughi 700.000 palestinesi. Perché la partizione della Palestina, la parte loro gli piaceva, se la sono presa, la partizione della Palestina fatta dall'ONU. La parte della Palestina che veniva assegnata agli arabi l'hanno praticamente ripulita. E hanno cominciato da lì questo sporco lavoro che è la pulizia etica della Palestina. Per cui, tornando al discorso, cercate magari su Wikipedia Israele i nuovi storici. Vi vengono fuori i nomi di questi 4 o 5 coraggiosi e ciascuno di loro ha scritto dei libri veramente interessanti. Per chi vuole veramente capire qual è stata la storia della Palestina, è un passaggio assolutamente importante conoscere questa gente. Ilan Pappé prima di tutti, ovviamente. Tu parli che hanno raccontato una storia falsa, perché, scusa, a noi italiani ci ha raccontato la storia vera della nostra... No, però diciamo che ogni nazione ha la sua bella bugia in questo caso. Quando io penso che da bambino facevo il tifo per Garibaldi, l'eroe dei due mondi, poi crescendo ho scoperto che era un mercenario, fra l'altro il soldo di Cavour, che è il soldo degli inglesi, quindi che poi sono sempre gli inglesi che comandano, certo, sono sempre loro i massoni inglesi, purtroppo. Tra l'altro ho scoperto una cosa l'altro giorno che mi ha dato un fastidio enorme. Pare che l'espressione grazie mille venga dal fatto grazie ai mille, cioè ai mille di Garibaldi, e da quel giorno non riesco più a dirla io grazie mille, perché veramente non so se è così, ma se è così togliamolo dal vocabolario. Potremmo dire grazie 300, che erano giovani e forti e hanno combattuto davvero. Qualunque cifra, ma non 1000. Tra l'altro, questa idea che tu parti con mille persone e riesci a conquistare mezza Italia. Cioè, anche se poi ci pensi un attimo, è veramente ridicolo il tutto. È chiaro che c'è sotto un'altra storia completamente diversa. Io la storia, diciamo, dell'Unità d'Italia, volevo farci anche un documentario, avevo preso un bel po' di libri, ce li ho, però non ho ancora fatto il tempo a leggerli, perché poi sai come le cose si accumulano e come le faccio io le cose devo farle solo una per volta, quindi adesso finisco questa qui, poi farò il prossimo. Finisci questa qui quale? Sto facendo adesso sulla storia di Israele. Quello sto facendo sulla storia di Israele, la storia dello Stato sionista, la storia proprio è una storia, i fatti dal 1890 fino ad oggi, senza opinioni particolari, racconto i fatti, quelli veri, quelli appurati dagli storici, appunto.
Poi avevo in sospeso, stavo lavorando un documentario sulla creazione della moneta l'anno scorso, che ho sospeso perché questo qui di Israele mi sembrava più urgente. E poi magari se ce la faccio mi dedicherò anche a quella storia d'Italia, che non è assolutamente accettabile che rimanga quella storia lì così come è stata scritta, perché non è così. Allora, tu prima hai dato via una mosca Sì. e mi è venuto in mente una roba che ti farò vedere dopo, che ti riguarda, che riguarda un video che hai fatto tu di un astronauta che prende un moscerino. Ma ne parliamo fra un attimo. Perché volevo sottolineare una roba che mi ha colpito moltissimo. Nel video che hai fatto con le dichiarazioni di questo giornalista israeliano molto in Gambelli. gamba. Esatto, c'è una storia incredibile, la storia dell'autoambulanza. Sì, tutti i giorni succedono quelle cose lì. Lui la racconta, però vedi, la racconta lui e quindi è importante per quello, perché è uno credibile. Ma tutti i giorni io sono pieno di filmati di ambulanze di palestinesi che trasportano feriti palestinesi, feriti fra l'altro dalle bombe degli israeliani, non da un cataclisma, da un meteorite che è arrivato per caso. E fanno apposta, li bloccano i posti di blocco, li fermano, li fanno scendere, delle volte ammazzano anche i conducenti con delle scuse, comunque li arrestano, fanno di tutto. Cioè, la logica di Israele è che, perché se non capisci questo è difficilissimo capire il livello di cattiveria, di ferocia che hanno. La logica del sionista è che quella terra lì è terra loro. Cioè, non c'è discussione su questo. Io ho provato varie volte a discutere con un sionista sul fatto che, guarda, che non avete diritto, no, quella della terra lì, la terra nostra, c'è scritto nella Bibbia, e in base a questa premessa sbagliata fanno derivare tutta una serie di cose, fra cui i palestinesi devono andarsene. Il progetto sionista prevede la pulizia etnica totale di Israele. Quindi, siccome non puoi prendere e cacciare di forza 5-6 milioni che rimangono dei palestinesi, fanno tutto il possibile per rendergli la vita impossibile. Quella dell'ambulanza è solo uno delle mille schifezze che gli fanno, ma il palestinese che vive in Cisgiordania, che vive nei territori occupati dal 67, quindi abbiamo già 2 o 3 generazioni di gente che è nata lì sotto occupazione, non può neanche andare a trovare, non so, la zia che abita di fronte, perché deve attraversare il checkpoint. Al checkpoint ti fanno aspettare 4 ore, senza motivo, eh? Vedi dei video con i checkpoint, con i palestinesi che aspettano, pazienti, e i soldati che giocano a carte, si divertono, poi ogni tanto fanno passare uno, poi tanto ne prende uno, lo strapazzano un po', lo mandano indietro, eccetera, eccetera. Cioè fanno di tutto per rendergli la vita impossibile. E la tristezza umana è vedere a che punto arriva appunto l'essere umano, una volta che è convinto di aver ragione su qualcosa, questo spiegava bene Gideon Levy, si autogiustifica. Infatti il video di Gideon Levy parte da cercare di dare una risposta alla domanda: come facciamo noi israeliani a convivere con la nostra coscienza, come facciamo a guardarci allo specchio sapendo quello che facciamo ai palestinesi tutti i giorni? Lui si è posto questa domanda in quel breve video, no? E la sua risposta è questa. Primo, che noi ci siamo autoconvinti di essere le vittime della storia. Cioè, siccome siamo le vittime, abbiamo avuto l'Olocausto, noi siamo in credito con la storia, quindi possiamo fare quello che vogliamo. Lo dice lui, io sto solo citando quello che dice lui. Ma soprattutto dice: abbiamo fatto un percorso di deumanizzazione totale del palestinese, per cui per noi quello lì è un animale, non è un essere vivente. E ci sono dei video, a parte che abbiamo il ministro della difesa dopo l'invasione di Gaza che dice pubblicamente in televisione: questi sono animali e meritano di vivere come animali. Quindi questa cultura nel considerare il palestinese come un animale va dai più alti livelli fino al più basso. È ovvio che se il tuo ministro della difesa dice così, anche il soldatino qualunque si sente autorizzato a dire così e a trattare come animali quelli che deve far passare al checkpoint. Questo è il problema dei palestinesi, secondo me. Ma la cosa di quel racconto dell'autoambulanza che mi ha colpito è che questo giornalista vede l'autoambulanza ferma e, come dicevi tu, gli israeliani, i militari che giocavano a carte. E allora non succede niente. L'autoambulanza, allora va da quello dell'autoambulanza e dice: ma perché siete fermi? Dice: è sempre così. Loro ci bloccano, poi stanno lì e ci fanno aspettare ore. Anche lui è andato ad arrabbiarsi
con questi soldati e è scoppiato mezzo casino, però per dire il sadismo, cioè una persona ferita che è dentro l'autoambulanza e tu giochi a carte per il gusto di far aspettare, è qualcosa di allucinante. Vabbè, cioè, se vai un po' in giro su TikTok vedi dei video pazzeschi, cioè io non li tengo, non li uso, perché tanto me li censurerebbero subito. E poi non è neanche importante, diciamo, vederli, però vedi dei video pazzeschi, donne o ragazzi con le braccia alzate che vengono avanti, che vengono ammazzati per il gusto di essere ammazzati dai cecchini. Cioè, proprio lo vedi, una donna col bambino che viene avanti con le braccia alzate e gli sparano. E poi quando vai a chiedere dicono, aveva fatto un gesto, sembrava che tirasse fuori una bomba. Cioè c'è sempre una scusa. Anche adesso quando guardi i video dei bombardamenti, no? Tu guardi un bombardamento di fatto da Israele, sotto c'è la scritta, perché li distribuiscono loro le immagini, sono le immagini dell'aereo che riprende la bomba che colpisce, sotto c'è la scritta distrutta la base terroristica di Hamas a Gaza, oppure distrutta il centro operativo di Hezbollah in Libano. Lo mettono loro. E magari tirano giù una casa di 9 piani. Però loro si autogiustificano mettendo sotto distrutto centro operativo. Allora a questo punto viene da porsi una domanda, perché anche se fosse così, da quando in qua nella vita è legittimo bombardare una città perché lì c'è qualche terrorista nascosto? Cioè tu pensa se negli anni 80 l'esercito di Madrid avesse bombardato Bilbao perché a Bilbao sotto nelle case c'erano nascosti i terroristi, pensa cosa sarebbe successo. Bombardi Bilbao, la gente dice, ma cosa fate? Dice, ma c'è lo terrorista lì sotto. Tu pensa se, cioè, gli avrebbero dato dei matti agli spagnoli. Oppure se Londra avesse bombardato Dublino perché là, sotto, in qualche cantina ci sono i terroristi. Chi se ne frega? Cioè, non è che puoi distruggere una città intera perché ci sono i terroristi lì sotto. O sei bravo, te li vai a prendere o te li tieni. Se no tanto vale, butta la bomba atomica con la scusa che ci sono i terroristi a Gaza e butti la bomba atomica in un colpo solo, fai tutto. Ma questa logica viene accettata, questa è la tragedia vera, si permette a Israele di accettare una logica del genere. Ma pensa se Putin distruggesse 10 palazzi di Kiev pieni zeppi di donne e bambini e dice, ma lì sotto c'era il leader ucraino che noi volevamo uccidere. Cioè, non esiste questa giustificazione, a Israele lo stiamo permettendo grazie a tutti i giornalisti venduti che non hanno il coraggio neanche di sollevare queste obiezioni che sono le più normali e più umane che chiunque dovrebbe sollevare. Invece stanno tutti zitti, perché siamo tutti schiavi purtroppo di Israele. È bellissimo, grazie a Giuseppe Laiolo, non solo perché una serata così vale più di un anno scolastico di storia. Allora Massimo, tu sei tornato sull'11 settembre e hai messo gratuitamente sul tuo canale Luogo Comune 2 l'intero documentario, dura 5 ore, ma se riesci ad arrivare alla fine dici non è possibile che sia durato così tanto come durata, perché è avvincente, perché tu hai intervistato un pilota di aerei. Che cosa ti ha detto il pilota di aerei? L'intervista completa la trovate, fammi una sintesi, la trovate nel canale di Massimo Mazzucco, sì, oppure se non trovate sul canale YouTube andate comunque sul mio sito luogocomune.net, che lì ci sono tutti gli articoli pubblicati, in cima c'è gli ultimi 10, li trovate tutti in home page, compreso questo qui. Il pilota di aerolinea, semplicemente stavo chiacchierando con lui, l'ho conosciuto privatamente, stavo chiacchierando con lui, siamo andato finito sull'argomento 11 settembre e gli ho detto, ma ci sono ste manovre qui e là, lui diceva, no, ma dai, non esiste, è impossibile. Insomma, chiacchierando, gli ho detto, ma saresti disposto a farti intervistare? E lui mi ha detto, sì, finché devo dare delle risposte tecniche, certo. E quindi ha dato delle risposte tecniche, gli ho riproposto le manovre metafisiche che hanno fatto, grazie mille, che hanno fatto sull'11 settembre, lui spiega perché secondo lui non è assolutamente plausibile una cosa del genere. Non aggiunge niente di nuovo al dibattito di questa intervista, è solamente una ciliegina così, perché io ho sempre trovato fatica a trovare dei piloti che volessero parlare apertamente di questo. Per esempio, una volta, un po' di anni fa, stavo facendo un viaggio aereo
ero seduto in aereo con due o tre piloti che stavano tornando a casa, quindi erano in divisa, ma erano diciamo, in libertà, no? In viaggio di ritorno. E sentivo che chiacchieravano l'aereo qui, il 757, la cabrata, la picchiata, questo porta di più, questo porta di meno, io spingo di qui. Insomma, parlavano di robe tecniche. E a un certo punto io non ce l'ho più fatta, ho detto scusate, vi interrompo un attimo, mi sono presentato, ho detto io sono il complottista dell'11 settembre, ve lo dico subito. È possibile che, per esempio, degli aerei, dei normali 767, 757, volino a 700 piedi di quota, cioè quasi a livello del mare, a 900 km all'ora? Perché questo è quello che ci dicono i tracciati radar ufficiali, no? E sono scoppiati a ridere tutti. Cioè, ma dove l'hai sentita sta cazzata? Mi ha detto uno di questi. E io gli ho detto, l'avevo sentita, sta nave, sei l'ufficiale dei fatti, gli ho detto. Okay. Purtroppo questa è la cosa. Però appena gli ho chiesto se si facevano intervistare, mi hanno detto no, meglio di no. Per cui ho lasciato. Invece questo pilota è stato disponibile, è comunque interessante, diciamo, per chi già conosce l'11 settembre non aggiunge niente di nuovo. Per chi lo conosce un po' meno è interessante vedere proprio le facce che fa mentre io gli descrivo le manovre che sarebbero state fatte da questa gente che non aveva mai pilotato un jet nella loro vita. Quindi è uno dei grossi punti deboli della versione ufficiale. Sì, ma scusa, ma allora, c'è chi dice che questi aerei erano addirittura degli ologrammi, perché ormai c'è una tecnica per fare degli ologrammi, e che c'era già pronto per esplodere, difatti pronto per esplodere, perché diciamo in proporzione, il piccolo aereo che è andato a finire contro il Pirellone è come il Boeing che è andato a finire contro le due torri. Allora, il Pirellone ha fatto un buco e basta, là è crollato tutto. Cioè, cos'erano? Ologrammi? Cos'erano quegli aerei? Erano radiocomandati? Cos'erano? Allora, la teoria ologrammi è la teoria no planes che ha due variabili, una che erano ologrammi e addirittura l'altra che non c'erano aerei in cielo e li hanno aggiunti in editing in televisione. Quelle due teorie si possono scartare tranquillamente per motivi che ho spiegato in un video che ho anche fatto, ho segnato, ma che non ho voglia di ripetere perché non ne posso più. È una roba che sta qui, la teoria no planes che va avanti da 20 anni. Da cosa nasce? Quelli che dicono che non c'erano aerei nel cielo, ma che sono ologrammi, nasce da un'osservazione apparentemente giusta. Cioè uno dice, un aereo è fatto di alluminio, alluminio è veramente materia leggera e morbida, le torri d'acciaio sono delle strisce di cemento, cemento, non armato, cemento, scusami di acciaio, che cazzo, poi mi vengono dietro per delle ore che ho sbagliato, sono delle colonne d'acciaio. L'alluminio contro l'acciaio non può sfondarlo, dovrebbe essere l'aereo che si accartoccia e rimane fuori. Da questa osservazione apparentemente giusta nasce la teoria no plane. Dicono, siccome non poteva bucarlo in quel modo, è chiaro che non può essere un vero aereo, allora è finto, allora un ologramma, e vedi tutto a cascata, tutta una sequela di conclusioni sbagliate perché è sbagliata la premessa. La premessa è sbagliata perché non è vero che un aereo, essendo d'alluminio, non penetra l'acciaio. L'energia cinetica di un oggetto è data dalla massa per il quadrato della velocità. Quindi se io e te siamo al ristorante e io ti tiro una mollica di pane in fronte, non ti faccio niente, tu ridi e mi dici, ah, Mazzucco, che spiritoso. Se io la stessa mollica, uguale, la stessa mollica di pane, te la sparo a 1000 km all'ora, la stessa mollica di pane ti trapassa il cervello, letteralmente, ti entra di qua, ti esce da dietro. La stessa mollica di pane. Perché? Perché a 1000 all'ora la formula dell'energia cinetica dice che la massa moltiplicata per il quadrato della velocità dà un'energia cinetica sufficiente che la mollica di pane può bucare il cranio di Red Ronnie. Quindi se una mollica di pane può bucare un cranio addosso, un aereo d'alluminio lanciato a velocità sufficiente, ed ecco perché hanno dovuto farli andare a 900 km all'ora, pur essendo a livello del mare, può tranquillamente tagliare Sì, ho capito Massimo, ma chi c'era su quell'aereo? magari bisogna andare per passi. Allora, intanto abbiamo scartato, no, che è veramente per arrivare, me la fanno tutti questa domanda, guarda, ormai per me è diventata è un must, perché poi, ma allora, poi l'ultima è: ma allora che fine hanno fatto i passeggeri? Si va sempre poi a finire lì. Ormai però ti sto scartando l'ipotesi così, per
cerchiamo di scremarle, ci arrivi per eliminazione. E se ti dico io la mia tesi, tu mi dici, vabbè, è quello che pensi tu. No, la mia tesi è l'unica plausibile dopo che hai scartato tutte le altre. Allora, abbiamo scartato l'idea che fossero degli ologrammi, cioè gli aerei in aereo, in aria, scusa, c'erano. Il dubbio è, sono gli stessi aerei, quindi degli aerei passeggeri, gli stessi che sono partiti dagli aeroporti, o sono dei aerei telecomandati che sono stati sostituiti in volo a bassa quota con un'operazione che si chiama shadowing e che quindi al controllore di volo risultano come un aereo unico. Invece sono degli aerei militari rinforzati, fatti apposta per andare a 900 km all'ora a livello del mare e per bucare quindi le torri gemelle e magari anche pieni zeppi di esplosivi. L'ipotesi è che siano aerei telecomandati per il semplice motivo che appunto dei normali aerei passeggeri, quello che tu prendi che parte dall'aeroporto, non può volare a bassa quota a 900 km all'ora per oltre 2 minuti, come è stato visto dai radar. Si sgretola, volano via i pezzi aerodinamicamente, non è possibile. Nel mio video il pilota fa l'esempio della Panda, dice uno che va in discesa con la Panda a 140 e già la balla tutto e sta per saltare via tutto, la lamiera perché la Panda aerodinamicamente non è fatta per andare oltre 140 all'ora, oppure la 500, se gli metti un motore della Ferrari, fisicamente riesce a spedirla a 300 all'ora, ma la lamiera salta via tutta, la struttura salta via, perché strutturalmente non è. La stessa cosa succede con gli aerei. Se vanno oltre una certa velocità a bassa quota, parte un fenomeno che si chiama flutter, cioè cominciano lentamente le appendici a vibrare sempre di più finché i pezzi cominciano a saltare via. Allora, sapendo che non possono essere dei piloti passeggeri, degli aerei passeggeri, resta l'ipotesi che abbiano fatto la sostituzione in volo con un drone non nel senso di drone, quelli di oggi, quelli con telecomando, drone per drone si intende, o si intendeva fino a un po' di tempo fa, un aereo telecomandato da remoto, da lontano. Quindi tu hai questo aereo da remoto che va dritto e che va a colpire le torri soprattutto, perché poi bisogna colpire le torri. Il comandante dice, guarda che le torri gemelle hanno una larghezza più o meno come una pista d'aeroporto di New York, cioè una pista d'aeroporto per il 767, non è che sia una cosa infinita, quindi non è che poi è neanche così facile beccarla. Quindi se invece tu usi un aereo radiocomandato che fa il percorso telecomandato e poi c'è nel punto in cui deve andare a colpire metti all'interno un beacon, cioè un faro, non un faro visivo, un ILS, cioè un beacon elettronico, un segnale elettronico che richiama l'aereo lì, cioè gli fa proprio da punto di richiamo, ecco che tu riesci a colpire le torri di sicuro e a colpire esattamente nel punto che è previsto. Questa è l'ipotesi più probabile, è l'unica che spiega le altissime velocità degli aerei nel tratto finale. Resta la domanda a sto punto, che cosa è successo ai passeggeri? Che è la domanda ovvia che viene sempre alla fine. Allora, l'idea di questo scambio in volo non è venuta a nessuno di noi, cioè nessuno di noi è così perverso da pensarlo un'idea del genere. Esiste però, l'abbiamo scoperto perché esiste un piano militare del 1962 che si chiama Operation Northwoods, se volete cercatelo in rete, lo trovate il PDF, perché è un documento molto famoso che tutti cercano. Operation, quindi Operation North col TH, Woods col W, 2 O, DS, Woods, Northwoods, Operation Northwoods. È un progetto segreto della CIA che è stato desecretato dopo 50 anni, era una serie di idee che i generali del Pentagono presentavano allo Stato Maggiore del Pentagono per riprendersi Cuba. Cuba nel 59, come sapete, è finita sotto Castro, agli americani non è andata giù la storia che Cuba gli sia stata portata via, volevano riprendersela. Nel 62 hanno fatto una serie di programmi, di progetti, fra cui appunto c'era questa Operation Northwoods. Se la leggi, scritto nero su bianco, dice, una delle idee si potrebbe, si potrebbe avvelenare la barba di Fidel Castro con, cioè, c'è di tutto, è anche divertente da leggere, eh? Avvelenare
le mutande in cui lui si cambia 3 volte al giorno, se noi riusciamo a prendere la fiducia del suo servo, gli cambiamo, gli avveliniamo le mutande, cioè di tutto. Però uno di questi progetti diceva, si potrebbe mandare un aereo passeggeri da Miami in Sud America, quindi diciamo verso il Venezuela, far partire questo aereo passeggeri, sostituirlo in volo con un'operazione di shadowing, con un nostro drone telecomandato, pieno zeppo di esplosivo, l'aereo passeggeri viene fatto atterrare in una base militare americana, che fine facciano i passeggeri, non te lo dicono, ma è ovvia, li ammazzano, il drone vola sopra Cuba. Al momento giusto, nel momento esatto in cui vogliamo noi, lo facciamo esplodere con remoto, da remoto, diamo la colpa a Cuba per aver abbattuto l'aereo passeggeri e dice proprio letteralmente, e grazie all'indignazione che uscirebbe da un attacco del genere, noi avremmo la possibilità, la giustificazione di attaccare Cuba militarmente. Ok? Questa idea, l'operazione Northwoods, è stata. Allora la gente che studiava l'11 settembre ha detto, cazzo, ecco cosa che hanno fatto. L'hanno fatto l'11 di settembre, cioè hanno fatto partire gli aerei, li hanno sostituiti in volo, senza che il controllore radar se ne accorgesse, perché se fai la sostituzione a bassa quota non lo vedi. Il drone va a finire a picchiare a bersaglio, come abbiamo detto, l'aereo passeggeri finisce in una base militare, i passeggeri non tornano a casa. Tra l'altro questa ipotesi, per quanto agghiacciante, è l'unica che permette anche di spiegare le famose telefonate dai cellulari. Perché le famose telefonate dei cellulari noi sappiamo che sono state fatte, perché abbiamo i parenti delle vittime che dicono: cazzo, io ho ricevuto la telefonata del mio marito dal suo numero di cellulare alle ore tal dei tali, mi ha detto così, 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 e ce ne sono tanti. Quindi le chiamate sono state fatte dai cellulari, ma noi sappiamo che non possono essere state fatte dagli aerei in volo, perché da 8.000 metri e viaggiando a 800 km all'ora. Proprio non stiamo neanche a spiegare perché non è possibile. Non è possibile. Punto. Credetemi, fidatevi, non è possibile. Non è possibile per un doppio problema, non solo per l'altezza, da 8.000 metri beccare una cella non è facile, ma per la velocità. Perché se tu viaggi in macchina, normalmente a 80 all'ora, e parli al telefono cellulare, tu hai, non so, una torre, una cella ogni, che ne so, 500 metri, ogni chilometro. Man mano che ti avvicini alla nuova cella, la vecchia perde il segnale, si indebolisce, la nuova acquisisce il segnale, c'è un'operazione di, si chiama handshaking, cioè stretta di mano fra le due celle, che si scambiano fisicamente l'incarico della trasmissione. Cioè, tu non te ne accorgi, tu continui a parlare con tua moglie al telefono, ma ogni chilometro cambia la cella che riprende il tuo segnale. Questa operazione di handshaking però porta via circa 30-40 secondi. Tra quando le due cellule cominciano a comunicare, la cellula dice: guarda che c'ho sto telefonino che mi sta scadendo il segnale, il numero tal dei tali, il numero di Red Ronnie. L'altra dice: sì, lo vedo, comincia. Parlano ovviamente in modo elettronico, non è che parlano come lo sto dicendo io. La seconda cellula dice: sì, lo vedo, mi sta arrivando. Questa procedura di scambio, di presa in carico dalla telefonata porta circa 30 secondi. Se tu voli a 800 km all'ora, non fai in tempo ad agganciarti a una cella che devi già sganciarti e agganciarti a quell'altra, 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 quell'altra. Quindi le telefonate dagli aerei sono impossibili, non solo per l'altezza, che da oltre 3.000 metri già abbiamo fatto le prove, hanno fatto le prove e non ti riesci a collegare, ma anche per la velocità. Quindi, tornando a noi, siccome le telefonate sono state fatte, lo sappiamo, devono essere state fatte da terra, sotto minaccia, telefona a tuo marito. Digli che gli danno il foglietto, digli che siamo quattro, ci sono quattro dirottatori col bandana rosso che parlano arabo e che ti hanno dirottato. E tu dici: digli, io ti amo tanto, spero di vederti ancora, e metti giù. E gliel'hanno fatte fare. Altrimenti non si riesce a spiegare da dove siano partite quelle telefonate. Quindi, come dire, hai quasi bisogno fisicamente di far atterrare i passeggeri prima di farli morire, perché hai bisogno di fargli fare le telefonate. Tra l'altro c'è quella famosa telefonata, per chi ha visto, si ricorda il mio film, l'ho trovata anche nel trailer, di quella hostess che chiama il fidanzato, lascia il messaggio in segreteria e dice: ci hanno dirottato, non sono quattro terroristi brutti e cattivi, c'hanno tutti i bandana, parlano arabo, non so dove ci porteranno, spero di vederti, ti amo tanto, salutami i bambini. E poi prima di mettere giù si sente nel microfono basso: it's a frame, it's a frame.
cioè è una messa in scena. Lei è riuscita a dire questa cosa mettendo giù, senza farsi vedere evidentemente, forse l'hanno vista, non sappiamo, ma dice it's a frame, quindi è una messa in scena. Quindi lei sta comunicando nel messaggio, è la cosa che fa venire i brividi quel messaggio lì. Se volete trovarlo, andate sempre sul mio canale, mettete tutti i video, o il video, se scorrete verso il basso trovate il trailer di 11 settembre al Nuovo Pearl Harbor e c'è alla fine c'è proprio questa telefonata, così non vi dovete sorbire un 25 ore per vederla. No, c'è uno che ha detto che l'ho visto 3 volte e che va via in fretta. Una domanda Ah, che non c'è. l'hanno detto in tanti, sì, ma l'hanno detto. Marco Farah chiedi a Massimo del cerca persone fatti esplodere. E vabbè, non possiamo affrontare tutto, però. Cosa mi vuoi chiedere? Ma no, non lo so, cerca No, persone. li hanno venduti e li hanno fottuti. Ma si sono anche vantati ultimamente. Hanno detto, non mi ricordo più quale esponente del Mossad, ha detto l'operazione di aver venduto 4.000 o 5.000 cercapersone taroccati, cioè con la bombetta dentro, era riuscita alla perfezione, ma qualcuno pare che se ne fosse accorto. Hanno detto stava per venire fuori sta cosa, per cui abbiamo dovuto farli esplodere perché sennò l'operazione si annullava, cioè se se ne accorgevano li buttavano via tutti e quindi saremmo rimasti fregati. Quindi gliel'hanno dati loro, li hanno fottuti Senti, sono bravi. allora da un volo fatto a un altro volo. Cioè, tu mi hai detto che hai ricevuto tantissimi feedback dal video che hai fatto sull'ISIS, Sull'ISS. sull'ISS. La Esatto. stazione spaziale internazionale. Sì, anche gente, perché io in quel video propongo un'ipotesi, cioè mi domando una cosa che nessuno si è mai chiesto, evidentemente. Cioè, sti qui sono 24 anni che vanno su e giù da stazione spaziale internazionale, sono là in 7 come minimo ogni volta, in qualunque momento sono 6 o 7. Posso dirla in italiano puro? Cosa cazzo fanno lì dal mattino alla sera? Cioè, c'hai un bel dirmi che fanno gli esperimenti per far crescere l'insalata nel vuoto o fanno gli esperimenti per vedere i muscoli come funzionano dopo 6 mesi. Ho capito, ma quando li hai fatti una volta, non è che devi continuare all'infinito a far crescere l'insalata. Può vedere il tuo sangue come si comporta nel vuoto dopo che sei stato 6 mesi, lo sai e basta. Allora Ma cosa fanno lì? Cosa tengono una roba che costa 3 miliardi all'anno? E allora mi è venuto il dubbio, dico, non sarà che, siccome io sono convinto ovviamente che gli UFO esistono e che non sono terrestri, almeno non tutti, dico, non sarà che per caso sta roba qui che tengono in piedi è una postazione di, come dire, se non di contatto, di controllo, di avvistamento degli UFO fuori dall'atmosfera. E lì c'è stata molta gente che mi ha detto, cacchio, non ci avevo mai pensato. Ma c'è stato anche qualcuno che, come dire, è cascato dal pero e ha detto, oh, adesso addirittura Mazzucco crede agli UFO, addio, ce lo siamo persi, no? Questo è stato un tipo di commento, ce lo siamo persi. E niente, io a queste persone dico semplicemente una cosa, io sugli UFO ho fatto un documentario tanti anni fa e mi sono convinto della loro esistenza perché no, non riesco a non vedere le prove che io stesso ho messo in quel documentario. Se uno vuole non guardarlo, oppure vuole guardarlo e vuole far finta di non vederle, è libero di farlo, ma io le ho messe e le ho viste, so cosa c'è dentro, no? È un po' come Mentana che ha proiettato il mio film sull'11 settembre, l'ha viste le prove, non può far finta di non sapere che ci sono quelle prove lì. E io, in base a quello che ho visto e ho messo nel documentario, sono convinto, se non diciamo, se non che tutti gli UFO avvistati adesso siano extraterrestri, cosa che non credo. Sono certamente convinto che almeno i casi storici più antichi, da 47, negli anni 50, negli anni 60, fino agli anni 70, quelli siano casi storici assolutamente documentati, assolutamente veri. Quindi sono convinto come minimo che esistano sia macchine o diciamo, mezzi di trasporto extraterrestri e poi può darsi molto probabilmente che ci sono anche quelli che hanno fatto con retroingegneria, che sono terrestri e negli anni più recenti sono i nostri. Cioè magari quella roba lì che vediamo adesso, che il Pentagono dice, che ammette che esistono, magari è roba nostra, nostra intendo terrestre, non italiana o americana, terrestre, fatta da noi con la retroingegneria. Ma i casi storici, la battaglia di Los Angeles del 42 per esempio, se uno ha la voglia un attimo di...
di fare una ricerchina, cercate la battaglia di Los Angeles del 42 con UFO, beh, c'è una storia lì che veramente non riesce a confutarla in nessun modo. Un'astronave di 3 miglia ferma su Los Angeles per 3 ore, vista da centinaia di migliaia di persone, che è rimasta ferma lì a galleggiare, gli hanno sparato contro tutto quello che avevano, perché erano in guerra con i giapponesi, gli americani nel 42, quindi per un attimo pensavano che fosse una roba giapponese. Gli hanno sparato contro di tutto, gli unici danni che hanno fatto sono i pezzi di proiettile che ricadevano a terra, che hanno colpito la vecchietta di qui, il cane di là, o l'automobile del tale. Questo affare qui dopo un po' se n'è andato tranquillamente, dopo un momento è tornato, è rimasto ancora fermo sulla città per un quarto d'ora e poi se n'è andato. Ecco, se qualcuno mi vuole dire che quella roba lì era una roba terrestre, nel 42 si faccia avanti, capisci? Io questo intendo per dire i casi storici antichi sono quelli che sicuramente sono macchine extraterrestri. Allora, dunque, fra l'altro, in questa, dopo vediamo un'altra roba, ma qui c'è la Cristoforetti, che tu hai fatto notare come lei rimanga scioccata da una cosa che ha visto. E faccio vedere solo questo pezzetto dal tuo video. La prima è la reazione di spavento che ebbe Samantha Cristoforetti la prima volta che andò sulla ISS. Stavano facendo la manovra di approccio con la Soyuz insieme al cosmonauta russo, quando lei di colpo vide qualcosa che la spaventò. E il russo, sapendo di avere il microfono aperto, le disse subito di stare zitta e di abbassare la voce. Sentite. Mi c'è in справа внизу в пределах 1 градуса. Fra l'altro vi segnalo che proprio durante la fase di approccio, poco prima di questo urlo, si vede un grosso oggetto che passa sullo sfondo proprio dietro alla ISS. Questo qui è un pezzettino del video che hai fatto, quindi è chiaro che lei si spaventa, poi lei disse, dopo spieghi che cosa ha detto, che aveva visto che era diventata arancione l'ala. È dalla spiegazione che capisci la bugia di solito, cioè tenete sempre presente questa regola, più è stupida la spiegazione che ti danno, più è grossa la bugia che si ha che di nascondere. Perché lei ha detto, la sentite, no? Oh my God, a parte che viene facile la battuta, qualcuno dice non è che ha visto qualcosa, ha sentito qualcosa dell'astronauta, vabbè, questa qui è una battuta fin troppo facile. Ma quando fa, oh my God, così, si spaventa, non è stupore in senso di meraviglia, invece lei dice no, mi sono meravigliata perché ho visto improvvisamente i pannelli solari della stazione spaziale che sono diventati tutti arancioni. E la cosa era talmente metafisica, quasi aliena, dice, quasi aliena, che ho fatto questo gesto, mi è uscito questo verso di ammirazione, di meraviglia. Appunto, primo, non è sento benissimo, lei si spaventa di qualcosa che ha visto, non è meraviglia. E secondo, il fatto che i pannelli della stazione spaziale diventino arancione, lo sanno tutti, succede ogni mezz'ora, perché ogni mezza orbita, con una certa angolazione del sole, ci sono 300 foto dei pannelli solari che diventano arancioni. Quindi se vai sulla stazione spaziale, una delle poche cose che non ti può stupire è proprio il colore arancione dei pannelli. Quindi, spiegazione stupida, talmente stupida che ti viene il dubbio che quello che ha visto veramente non si può dire. Tu ti sei occupato, hai fatto un documentario sulla Luna e dimostrando che tutto il video era tutto un fake, eccetera, no? Però ci stanno riprovando, perché in questo video che tu hai fatto sull'ISS del tuo canale YouTube ci sono le anomalie. Cioè, ci sono delle robe che sono irreali, che io adesso faccio vedere. Cioè, ci sono tutte queste anomalie che fanno capire che tutto, che quello che stanno facendo vedere è una finzione. Ma tutte le volte che vedo quegli strani teatrini con gli astronauti che si collegano dallo spazio, ho la chiara sensazione di essere preso in giro. Ci sono infatti troppe cose che non tornano in quelle immagini. Strani glitch che riguardano gli astronauti in primo piano, ma non le immagini sullo sfondo. Astronauti che scompaiono nel nulla, come se fossero dei fantasmi. Mani che attraversano i fili elettrici, come se fossero magiche. Astronauti chiaramente appesi ai fili per simulare la mancanza di gravità. Gente che fa le capriole, ma poi perde improvvisamente il baricentro nel vuoto e casca verso il basso,
quindi c'è un basso nel vuoto a un certo punto. Strani insetti che svolazzano per la stazione spaziale, dove ovviamente di insetti non ce ne dovrebbero essere. Qui c'è addirittura un astronauta che vede l'insetto che vola davanti a lui e cerca di schiacciarlo con una manata. Teste di astronauti che scompaiono nel nulla per poi ricomparire come se niente fosse. Svariate riprese delle astronaute con i capelli laccati per simulare l'assenza di peso. Insomma, il campionario di queste pagliacciate è praticamente infinito. Al punto che il portavoce della contea di Brevard in Florida, che è dove si trova Cape Canaveral, ha presentato alla commissione locale una richiesta di chiarimenti proprio sulla ISS. Good afternoon, commissioners. Today I'd like to bring to your attention a potential fraud on an enormous scale happening in your county. There's now clear evidence of NASA using numerous methods to grossly mislead the public about astronauts being on the International Space Station. During interior ISS scenes from NASA's own live feed, the use of wires, harnesses, green screens, and virtual reality have been detected to achieve the appearance of a weightless environment. Examples of this include astronauts fading in and out of the screen, green screen glitches, grabbing objects that aren't really there, pulling on invisible wires, getting tangled in their harnesses, and even astronauts appearing out of thin air. I'm calling on the Brevard County Commissioners to open a full investigation into NASA's fraudulent practices and use of taxpayer dollars. It costs NASA $3 billion per year to operate the ISS, and if they don't have a darn good explanation as to why they're faking these videos, I and the public would like a darn good explanation as to where our tax money is going. Inutile dire che il portavoce della contea non ha mai avuto una risposta. Ecco, Massimo. Questa è una parte del video meraviglioso che hai fatto sull'ISS, ma perché fanno questi fake? Cioè, perché poi tu hai detto, in effetti ci sono su questa astronave, questa spaziale. Spaziale, sì. Infatti, attenzione, allora, il discorso è un po' complicato. Loro fanno questi fake a teatrino, e sono evidentemente dei fake, evidentemente... Non hanno voglia, non lo so cosa combinano sull'ISS davvero, non hanno voglia di fare davvero tutte le volte dei collegamenti, non possono, non vogliono, che ne so il motivo. Ci mettono ogni tanto questi tre cretini davanti col microfono che galleggia, ci fanno vedere che mangiano la bolla d'acqua e noi come i coglioni ci crediamo e così continuiamo a pensare. Ah, che bello, l'ISS e quindi i soldi continuano a uscire dal congresso americano, perché quello è il succo di tutto, no? Continuare a finanziarla questa roba qua. Questo però non vuol dire che tutto sia finto. È lì il motivo per cui ho fatto il video. E non è che siccome è finto il teatrino, allora la ISS non c'è. Poi ci sono quelli che dicono appunto, siccome il teatrino è finto, l'ISS non esiste. No, calma. L'ISS esiste, ho fatto vedere un sacco di gente che la filma, e poi io per testardaggine mia, l'estate scorsa, siccome c'è un'app che ti permette di sapere quando passerà esattamente sul tuo cielo, a che ora, eccetera eccetera, l'estate scorsa sono andato, l'ho filmata io di notte alle 5 del mattino, è passata esattamente nel punto previsto, all'ora prevista, per la durata prevista, eccetera eccetera. Quindi che esista, diciamo, magari non è l'ISS, magari è una grande lavatrice che gira per il mondo intorno alla Terra, però che esista un oggetto che orbita intorno alla Terra secondo le orbite che dice la NASA, c'è di sicuro. Quindi non si capisce perché non debba essere l'ISS a questo punto. Che cosa ci fanno lì dentro? La grande domanda. Ecco, e quindi questa qui è la che rimane senza risposta. A me questa storia che vanno su per fare gli esperimenti scientifici, ripeto, sono esperimenti da terza media, da piccolo chimico, cioè l'esperimento di vedere cosa succede alla cellula del sangue se viene, non lo so, centrifugata in assenza di atmosfera, in assenza di gravità, oppure cosa succede al corpo, appunto, se... Ho capito, va bene, ma sono 10 quegli esercizi, quegli esperimenti, è roba che in un anno li fai tutti, poi basta. Cosa continuano ad andare lì a mandare su astronauti in continuazione? Senza farci vedere, tra l'altro, dei risultati scientifici nuovi. Se ogni mese venissero giù e dicessero, scoperta... una nuova cura contro il cancro grazie al fatto della microgravità. Bene, scoperto come fare a imbottigliare le bottiglie solamente con un dito nella microgravità. Bene, ma non è che ci arrivano delle scoperte. Dove sono queste scoperte? Non c'è niente. Quindi è chiaro che anche lì, secondo me, la copertura di questa storia qui degli esperimentini scientifici è una copertura.
Ma poi voglio dire, mandi su 7 persone per volta, il russo, il giapponese che sta nel blocco giapponese, il russo che sta nel blocco russo, l'altro che sta nel blocco di qui, e li tieni lì per 6 mesi ogni volta a far cosa con i costi che hanno? Quindi mi è partita la domanda, perché almeno la domanda è legittima. Sì, tra l'altro in questo documentario tu dici anche, c'è uno che dice anche che tutti i satelliti che abbiamo, alcuni guardano la Terra, ma tanti guardano che cosa c'è fuori dalla Terra. Quello è una delle famose interviste che stanno nel mio film sugli UFO, di quelli che mi ha convinto che gli UFO esistano. Questo signore è un, il nome non me lo ricordo, è un whistleblower, cioè una gola profonda praticamente, uno di quelli che escono dalla NASA o dal Pentagono e decidono di parlare, parlano fino a un certo punto ovviamente, ma raccontano certe cose. Lui racconta che quando era di guardia ai satelliti negli anni 80, ancora il periodo delle guerre stellari di Reagan, si è accorto che di tutti i satelliti che gli avevano dato da controllare, la metà non guardavano verso la, non controllavano la Terra, erano girati verso l'esterno. E allora ha chiesto, lui racconta, dice, ho chiesto al mio superiore, dice, ma scusi, come mai sta storia qui che i satelliti qui sono girati verso l'esterno? E il superiore gli ha risposto, dice lui, questa è una cosa che possono sapere soltanto quelli che hanno il need to know, cioè c'è una regola in America che si chiama need to know, necessità di sapere. Certe cose ti vengono dette solo se tu è necessario che le sappia, altrimenti non te le dicono. È lo stesso motivo per cui ai presidenti americani non dicono la verità sugli UFO, perché non hai il need to know, cioè non hai nessun bisogno di saperlo. Clinton, quando è diventato presidente, si è incazzato come una biscia, perché non gli dicevano la verità sugli UFO. Lui, la prima cosa che ha fatto, evidentemente era curioso, è andato alla CIA a chiedere, sono il presidente, voglio sapere tutto sugli UFO. Gli ha detto, no, Ciccio, tu vai a fare le tue cose sotto il tavolo ovale con la tua Levinsky, ma qui non venire. Tra l'altro il capo della CIA in quel periodo era George Bush padre, che gli ha detto, vai, cioè, you don't have a need to know, non hai il bisogno di saperlo. Questa regola, dice il tizio, mi è stata citata come regola per cui a me non veniva detto il perché, ma resta sto fatto che si sa che sono girati verso l'esterno. Cosa guardano, cosa aspettano, cosa studiano? Chiedeva lui, non si sa. Faccio vedere l'ultimo pezzetto, Massimo, che è questo. Fai un aereo messicano che mostra le immagini ed è circondato da oggetti volanti, è sempre nel tuo documentario. Ecco. La seconda clip è l'episodio di Campeche, in Messico, quando l'equipaggio di un aereo militare messicano si trovò improvvisamente circondato da oggetti volanti non identificati. Un punto. Exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Comandante, ¿qué es eso? A ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Qué es eso? Dios mío. Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Abajo o arriba o arriba. En medio, ahí van. Ahí van 1, 2, A la 3, misma 4, altura. 5. ¿O sea ¿A que lo qué? tienen rodeado? Pues no sé. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. 9, 10, 11 contando toda la... Bel casino, eh? Allora, pensa, questa è la registrazione di una telecamera infrarossi. Dal vivo non si vedevano questi oggetti, hanno detto i piloti, si vedevano soltanto sullo schermo infrarosso. Pensa che i debunker sono riusciti a inventarsi che quella roba lì che vedono questi piloti sono dei pozzi petroliferi che bruciano a terra. Cioè, praticamente, no, ti giuro, per dirti, quando la testa, no, e poi uno dice, ma Zucco crede agli UFO, certo, se hai una testa così che ti impedisce di vedere una cosa del genere, questi dicono, siamo circondati, 7, 8, 9, 10, 11, ma c'è chi dice, no, sono i pozzi petroliferi a terra, lontanati. Questi piloti che tutti i giorni fanno questo tragitto di routine praticamente, che non sono così stupidi da confondere i pozzi petroliferi che vedono tutti i giorni, che tutti dovrebbero sapere dove sono, con degli UFO che li inseguono e dicono, cazzo, siamo circondati, capitano, cosa succede?
E il capitano dice non lo so. Tra l'altro, tanto per andare in fondo col ragionamento logico, se per caso tutti questi piloti, quelli dell'equipaggio, si fossero tutti sbagliati, la Marina messicana il giorno dopo ha detto scusate, abbiamo bevuto un po' di tequila tutti, erano dei pozzi petroliferi, non vi allarmate, ci avrebbe smentito, no? Se avessero preso una topicca del genere. Invece non è che hanno smentito, non hanno smentito assolutamente niente, anzi hanno dato i video a Jaime Maussan, il quale poi li ha fatti vedere un po' dappertutto. Ecco, allora, tornando al discorso di prima, tu vedi degli esempi così, in casi del genere, ragazzi, cioè, tu puoi anche chiudere gli occhi e far finta, puoi raccontarti che sono dei pozzi petroliferi, certo. Però auguri, eh. Marco scrive: questa clip è l'inizio del documentario I padroni del mondo, consigliatissimo, vedi. Allora vi ricordo che sul sito sempre di Mazzucco trovate anche la possibilità di acquistare tutti i DVD, c'è un blocco, adesso io non so dove ce l'ho, da qualche parte qui, tutti i DVD che lui ha fatto, dei documentari che sono preziosissimi, perché dovete sapere che se i libri di storia, difatti prima uno diceva questo è meglio delle lezioni, l'aiolo è meglio delle lezioni di scuola, se i libri di scuola sono pieni di balle, i documentari di Mazzucco sono pieni di verità, tranne che per quegli sfigati che sono pagati per contestare ogni cosa che sia vera, e quindi sono proprio pagati. Ma secondo me Massimo Mazzucco, adesso lui mi sta sentendo, dà un po' troppo spazio a questi che lui chiama debunker. I debunker sono quelli che smontano ogni cosa, ma sono pagati per trovare il difetto che c'è, il possibile difetto che poi si inventa, perché loro si inventano anche il difetto, perché è un pozzo di petrolio che ti compaiono tutti così, tutti belli allineati, è una roba veramente che siamo follia. Sai perché li combatto i debunker e gli do tanto spazio? Perché loro sono l'ostacolo che impedisce a moltissima gente di vedere queste verità. Cioè quando uno è lì un po' dubbioso, che c'ha questo video qui che dice cazzo cos'è sta roba, e arriva il debunker e dice ma no dai sono pozzi di petrolio, se tu non hai voglia di credere agli UFO ti aggrappi al salvagente che ti lancia quello lì, dice, ah sono pozzi di petrolio, Mazzucco, Pallonaro, e ti aggrappi al salvagente, quindi loro ti lanciano un salvagente per evitarti proprio di vedere le verità scomode. Ecco perché sono, secondo me sono il nemico numero uno della società dal punto di vista dell'informazione, questa gente, perché sono quelli che proprio ti mettono il velo davanti e ti impediscono di vedere le cose che sarebbero lì da vedere. Allora, Red, chiudi facendogli parlare in spagnolo perché l'ha imparato da bimbo, qui ti stanno allora ti dico le domande, alcune domande che ho visto che ti hanno fatto, perché mentre scrivo, allora, chiedigli se sono veri gli attentati di Trump, poi chiedigli la storia di Puff Daddy se ne ha conoscenza, poi, cioè, perché in questo momento tu sei diventato la verità, la parola delle verità, e quindi quando uno dice ma è vero, chiedi, perché lui vedi che sa tutto lui, e chiedi di Puff Daddy, vedi che lui sa tutto, quindi allora ti do la mia opinione, ovviamente la mia opinione, l'attentato di Trump, quello dell'orecchio, secondo me è vero, ma c'è un lato oscuro, che non è, anche lì, è tutto falso, è tutta messicida, no. Il proiettile è vero, il tiratore è vero, quello che è la parte oscura, che non si capisce bene, è il comportamento dei servizi segreti, che hanno permesso a questo sciamannato di arrampicarsi sul tetto, prendere la mira e sparare. Quindi io sono convinto che sia un attentato organizzato in qualche modo dai democratici, che ovviamente hanno 3.000 motivi, adesso ancora di più, per togliere Trump di mezzo, e hanno preso un cretino tale che poi lo ammazzi, e sai già benissimo che comunque non parlerà mai. Ma il fatto che quest'uomo abbia, pur essendo stato notato con un fucile, e pur avendo molta gente richiamato l'attenzione dei poliziotti, dicendo signori c'è uno col fucile sul tetto, i servizi segreti funzionano in modo che se c'è appena la più lontana possibilità di un rischio di un allarme, la prima cosa per radio fanno sparire il presidente, lo prendono, lo mettono in macchina, sparisce subito, ancora quello là, ancora là che si arrampica col suo fucile, e già il presidente non c'è più. Questo fanno per precauzione. Il fatto che non siano intervenuti, gli abbiano permesso di arrivare, di prendere la mira, di sparare, e solo dopo gli hanno sparato,
mi dice che se, a qualcuno all'interno dei servizi segreti era coinvolto. C'è tempo ancora per un aneddoto veloce, Red? Cioè, con te io starei tutta sera, non solo, ma mi No. collegherei anche lunedì prossimo. Sono tutti incantati. Vai. Allora, servizi segreti, per dire quanto è importante il ruolo dei servizi segreti, omicidio Kennedy, Dallas. L'aereo di Kennedy atterra a Dallas, credo che venisse da Houston. Atterra a Dallas un'ora prima dell'omicidio, praticamente. C'è il filmato nel quale tu vedi che il corteo presidenziale si avvia per partire, no? C'è la macchina di Kennedy, poi davanti c'è, scusami, c'è la macchina di Kennedy, poi dietro c'è la macchina dei servizi segreti, quella con tutti i poliziotti sopra, poi c'è la macchina di Johnson e poi un'altra macchina, credo. Quando sta per partire il corteo, due agenti dei servizi segreti, o quattro addirittura, due, si avvicinano alla macchina dove c'è Kennedy e fanno per salire sui predellini. Ci sono quella macchina lì, ha due predellini dietro e due predellini di fianco, con la maniglia sulla quale deve salire l'agente dei servizi segreti e stare lì tutto il tempo perché fa proprio da copertura, diciamo, copre il bersaglio del presidente. È fatto apposta perché ti rende molto più difficile beccarlo dopo, cioè, se hai quattro persone in piedi intorno a lui diventa più difficile. E si vede proprio l'agente dei servizi segreti che fa per salire sul predellino e l'uomo, il capo dei servizi segreti dalla macchina è dietro e gli dice: no, 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 vieni indietro, tu scendi da lì. E la gente si gira e fa il gesto di dire: come? Dice, questo è il mio lavoro, è quello che devo fare. E altri dicono: no, 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 tu vieni indietro. E la macchina parte senza i due agenti di scorta sul predellino dietro, sapendo già che la versione ufficiale dovrà raccontarci che Oswald ha colpito Kennedy da dietro. Quindi se ci fosse stato un uomo sul predellino, tutta la baracconata di Oswald andava, cadeva, perché non potevi più dire che ha sparato da dietro quando avevi la gente proprio in linea accanto a Kennedy, quindi quei due lì andavano tolti. Questo è un caso classico in cui tu vedi il coinvolgimento dei servizi segreti nell'omicidio del presidente. Ma tu hai detto che hai intervistato quello che ha sparato, che hai questa intervista? No, magari. No, no, ho trovato l'intervista in rete. Sì, no, no, no. Ah. No, lui si chiama James Files, era un ragazzino all'epoca aveva 21 anni. Era già un bravissimo tiratore, era l'assistente guardia del corpo di Chuck Nicoletti, che era un uomo di Sam Giancana della mafia di Chicago, della famiglia di Chicago. L'altro uomo di Sam Giancana era Johnny Rosselli. James Files in prigione. Allora te lo racconto perché è importante come salta fuori. C'è un giornalista americano che si chiamava Joe West, che indagava sul caso Kennedy. Siamo intorno agli anni 90. Racconta Joe West: stavo guidando a Dallas con un informatore dell'FBI. Passiamo da Dealey Plaza, cioè passiamo dal posto dove ha sparato Kennedy. E questo qui mi dice, butta lì la cosa, dicendo: ah, se la gente sapesse cosa è successo veramente qui, verrebbe giù l'America. Dice il giornalista: come, in che senso? Insomma, non lo molla più. Lo obbliga a dirgli qualche cosa, dimmi qualcosa, dammi qualcosa, dimmi qualcosa, voglio sapere. L'altro non gli dice niente, però dice: guarda, c'è un tizio che si chiama James Files, che forse magari qualche cosina lo sa. Sta in prigione non so dove, da qualche parte, in Illinois, credo anche lì. In prigione per un altro motivo che non c'entra niente con l'omicidio Kennedy. Era un trafficante di armi e di automobili rubate, quella roba lì. Questo Joe West parte in quarta e cerca in tutti i modi di avere un incontro con questo James Files, il quale non vuole parlargli. Racconta Joe West, anzi racconta James Files, perché poi Joe West è morto, stranamente è andato in ospedale ed è morto. Files dice: mi ha cercato almeno quattro volte questo, io non lo volevo, alla fine sono andato al telefono per dirgli, insomma, che cosa vuoi, ti voglio parlare, so che tu sai qualcosa di importante. Fiennes non voleva parlare. Lui racconta, dice: io ero già pronto a andarmene il resto della mia vita, a portarmi il segreto nella tomba. Ma questo qui, a un certo punto, mi ha rotto talmente le balle, te la faccio breve.
Il dottor Lam è stato qui 2 giorni con me, alla fine gli ho raccontato qualcosa, ma non tutto. E gli ha raccontato appunto che lui era stato il tiratore della collinetta, che era l'assistente della guardia del corpo di Chuck Nicoletti, che il gruppo di Nicoletti e Rosselli, quindi Giancana, era stato incaricato di far fuori Kennedy a Dallas, durante il viaggio a Dallas, e che avevano incaricato loro. E racconta James Feiss, che dice che allora era un ragazzino, dice vado, arriviamo a Dallas, alla Dealey Plaza, alla piazza dell'omicidio, al mattino presto, al mattino intorno alle 8, alle 9, così, mancavano ancora 3 ore al passaggio di Kennedy, e il mio capo, Nicoletti, dice io vado, io sarò là nel Daltex Building a sparare da dietro. Daltex Building è l'edificio che c'è di fianco al famoso Book Depository. Se tu dal centro della piazza guardi il posto del sesto piano, diciamo la finestra del sesto piano, un pochino più a destra c'è un edificio nel quale se tu spari da lì sei praticamente con la stessa traiettoria, ma puoi uscire tranquillamente da dietro e scappartene. Dice, io sto là, mi dice James Files, tu fai il backup, cioè fai il tiratore di riserva, ma non sparare a meno che vedi che lo manchiamo alla testa, perché abbiamo l'istruzione di colpirlo alla testa. Ecco, se non lo colpiamo alla testa, pensaci tu, dove ti vuoi mettere? James Files si guarda in giro e dice, io scelgo la sopra la stazionata. E Nicoletti dice, perché la stazionata? Perché tanto, dice, da lì io vedo subito, se tu non lo becchi alla testa, io ho il cannocchiale, vedo subito, se non lo becchi alla testa, ho un colpo per sparare. Aveva una pistola con un colpo solo, una Remington speciale, che poi la CIA tra l'altro ha utilizzato per i suoi assassini dopo. E praticamente racconta tutto questo nell'intervista. Questa intervista, dove lui racconta di come ha tutto quello che ha visto nel suo mirino, negli 8 secondi famosi, dice ho visto Kennedy che si porta le mani alla gola la prima volta, poi ho visto che si è cosa, ho visto Connolly, il governatore davanti, che si accascia e viene colpito, però mi rendo conto a un certo punto che Kennedy non è ancora colpito la testa, dice ma stanno venendo avanti verso di me, e c'avevo Jacqueline Kennedy, che era di fianco a Kennedy, ancora un po', e mi entra anche lei in linea di tiro, racconta lui, dice a me hanno detto di colpire solo Kennedy, ma che non deve succedere niente né al governatore né a Jacqueline. Quindi all'ultimo momento utile, prima che Jacqueline mi entrasse in linea di tiro, ho visto che non era stato ancora colpito la testa, ho sparato il colpo alla tempia famoso. Proprio in quel momento, dice, Nicoletti è riuscito a beccarlo alla testa. Ecco perché, arriva finalmente la famosa spiegazione, ecco perché la testa di Kennedy va prima in avanti e poi va all'indietro. Il famoso filmato di Zapruder, si vede questo movimento così, prima fa un gesto breve in avanti e poi tira indietro. Questa è la spiegazione, dice il suo proiettile probabilmente è entrato da dietro un attimino prima del mio e ha avuto questa doppia cosa. Ma il suo era molto più potente, era un proiettile caricato al mercurio, quello che gli ha esploso la tempia e gli ha buttato la testa all'indietro. Tutto questo ormai ve lo raccontate, non andate neanche più a vederlo perché ve l'ho già raccontato. E, tutto questo, quando il regista è riuscito a fare questa intervista, il regista americano, no? Olandese credo che fosse, è riuscito a fare questa intervista a James Files, è uscito di lì credendo di avere in mano la bomba del secolo. Va alle varie stazioni televisive, racconterà poi ai registi, nessuno gliela voleva comprare. Pensa che roba, cioè io vai alla NBC, io ti porto l'omicida di Kennedy che confessa in camera, in video, di essere stato lui, ti spiega tutto l'intervista, tutti i dettagli vanno tutti a posto. Spiega perché Oswald era suo amico, era della CIA, eccetera, eccetera, perché avesse delle segni di polvere da sparo in mano. Mette a posto tutti quei punti interrogativi che erano rimasti in sospeso, quindi è assolutamente legittimo, ma non lo vogliono comprare. Hanno inventato la storia che quello lì era un mitomane, questo qui, questo regista. Hanno inventato la storia che non è possibile che sia File, perché File è un mitomane anche lui. Insomma, non gliel'hanno voluta comprare. Tu sei una stazione TV, ti arriva uno con il video dell'intervista all'uomo di cosa e non la mandano in onda. Lo stesso Mentana, quando io poi ho trovato questa intervista in rete, che era stata, come dire, buttata via, cioè a un certo punto questo qui ha capito che nessuno TV gliel'avrebbe mai presa e l'ha messa in rete. Io l'ho trovata. Quando io ho fatto il mio montaggio, l'ho portato a Mentana, anche lui inizialmente, anzi non inizialmente, non l'ha voluta. Basta con questa storia, gli ho detto Mentana, ti sto portando l'omicida di Kennedy. Non è che ti porto uno che dice che ha visto uno che ha fatto, lui racconta che ha sparato. Poi mi è andato via
da Matrix, perché ha litigato con Canale 5, è venuto Alessio Vinci per 4 mesi, ha fatto la trasmissione lui, e Alessio sono riuscito a convincerlo invece a mandarlo in onda. Gliel'ho mandato, cercava dei materiali, non sapeva, non ci credeva di avere sta roba in mano, e l'ha mandato in onda. Mi ricordo che era il 29 dicembre, purtroppo, 29 dicembre del 2009, abbiamo fatto un ascolto bassissimo perché era durante le feste di Natale, però comunque andato in onda, la cosa mi ha fatto piacere. Non mi ricordo più la domanda che mi hai fatto all'inizio. Ok, va bene, potremmo andarci. Chi dice continua con Mazzucco fino alla fine? No, adesso lo lascio andare perché lui va a letto presto. Se ci sono delle domande carine, a me piace. Ah, vabbè. Allora un giorno vengo a casa tua e facciamo la diretta a casa tua, o vieni tu nel mio studio. Ma tu non vieni mai al nord, porca vacca? Quasi mai. Un po' perché non mi piace viaggiare, un po' perché ho avuto delle questioni familiari complicate. Sì, lo so. Io non parlo della vita privata, ma so che sei stato colpito molto duramente, quindi... Comunque, tra l'altro, non ho mai capito tu dove vivi, cioè puoi dirlo, lo sai dove, quando uno vengono da te, dove sei? Vicino a Bologna. Di più non io vivo in un paese di campagna vicino a Bologna. Ok, vicino a Bologna, verso Mantova, verso Ferrara, verso... Verso Ferrara. Verso Ferrara, va bene, fermiamoci lì. Fra Ferrara e la Luna, come cantava Dalla, fra Ferrara e la Luna. Sì, tra Ferrara e la Luna, perché sai, quando la gente mi dice ma dove vivi, io rispondo io vivo altrove e sento che intorno sono nate le viole, ma è un modo di dire, anche perché io non amo, io ho vissuto in un periodo che ero a Pieve di Cento e che ricevevo lettere, hanno messo 2 impiegati in più nell'ufficio postale, perché quando facevo Bibo a Polulle, tutte le fande, i Durandolani eccetera, mi portavano i sacchi proprio di Utah con la lettera a casa mia, e quindi capito. Allora, ho sentito anche che Augsburg non avesse una grande mira, sarebbe interessante analizzare il rapporto tra Mattei e Kennedy. Interessantissimo l'inganno lunare, Massimo ti si vuole tante bene. Mazzucco super, la storia dell'attentato a Trump ricorda molto la scena del film Minuti contati con Johnny Depp, in cui c'era l'attacco presidenziale pilotato identico a quello di Trump. Forse Mazzucco lo ricorda, non so se ha visto Minuti contati, io non l'ho visto questo film, quindi poi ci sono tutte le domande, ma erano tutte indietro. Cioè, Mazzucco è veramente un grande uomo da ammirare. E quindi cosa pensa Mazzucco della guerra russa-ucraina? Insomma, la guerra russa-ucraina, cioè, la guerra ormai... russa-ucraina è una guerra americana, cioè, se vogliamo fare la sintesi è quella lì. Ecco, fra l'altro gli americani, preparata dagli americani e combattuta dagli ucraini. Sì. D'altra parte, sai, succedono delle cose, ad esempio che uno yacht, come hai detto tu, affondi così, hai capito, e dentro ci sono dei segreti che dicono, ma ormai tutto, diciamo che le persone le fanno sparire, anche Oswald non l'hanno fatto sparire, no? Quindi no, l'hanno ammazzato in diretta TV. Esatto. Anche lì, ammazzato da un proprietario di nightclub, che in realtà, se vai a scavare, aveva lavorato come informatore per Richard Nixon già 10 anni prima. Nixon, grande nemico ovviamente di Kennedy, ma ufficialmente, se chiedi a Jack Ruby perché ha ammazzato Kennedy, ma sai qual è la risposta? Anche lì vale la regola, più la risposta è stupida, più la bugia da coprire è grossa. L'ho ammazzato perché ho voluto evitare a Jacqueline Kennedy il dolore di dover assistere a un processo. Certo. Non sto scherzando, faccio la faccia seria perché... Ma che fine ha fatto Ruby? Ruby poi si è ammalato di un brutto tumore e purtroppo è morto in carcere. Gli avranno promesso chissà che cosa di tirarlo fuori e poi l'ha fottuto ovviamente. Cioè, tu fai fuori Oswald che poi ti tira fuori noi. E infatti a un certo punto Ruby, quando era sotto interrogatorio, dice io voglio parlare, ma voglio parlare direttamente con Johnson, perché qui non posso parlare se non mi fanno fuori. Devo andare a Washington, aveva chiesto di andare a Washington. Tra l'altro, voglio dire,
se è vero che Oswald è l'assassino, cosa devi andare a dire al presidente Johnson? Non c'è bisogno, no? Ecco. Invece voglio parlare con voi perché c'è gente molto in alto, dice, c'è proprio il video, che non mi permetterebbe di dire certe cose. Però noi dobbiamo credere che lui ha ammazzato Oswald perché voleva evitare a Jack il dolore del Allora, processo. c'è Stefano Capponi che prima anche ha scritto che voleva parlare con te per la storia di Moro. Dice: la seconda foto di Moro della prigionia è un misero fotomontaggio e Moro è più giovane delle ultime foto fatte prima di essere rapito, capelli neri e capelli tutti bianchi. Allora, Anche devo qui. dire che sul caso Moro non l'ho mai approfondito, è una delle mie lacune, perché non, diciamo da complottista è chiaro che dovrei conoscerlo bene. Non l'ho mai approfondito, non ho avuto il tempo. L'altro caso che non conosco bene in italiano è Ustica, purtroppo, anche perché vivendo negli Stati Uniti, negli anni 90, nel 2000, così, sei più lontano da queste cose, per cui alla fine sono finito a occuparmi appunto di più del caso Kennedy o dell'11 settembre che non dei nostri casi nazionali. Però sul caso Moro non so dire, non ho assolutamente. Poi posso dire qualunque cosa che direi una scemenza. Certo, poi no, c'è chi parla, chiedi di Papa Luciani, beh Papa Luciani gli ha portato santità la camomilla e poi dopo, cioè, ma è semplice, quello è semplice, no? Stava firmando la destituzione di Marcinkus, la destinazione, tutto il casino che c'era dietro lo IOR e con Calvi anche lui impiccato ai Blackfriars, insomma, comunque vabbè, sai. Si indona prima di lui pure. Ah beh, si indona per dare la lezione ad Andreotti, comunque Esatto. va bene, va bene, va bene. Allora, a me stanno giocando col fuoco, prima o poi Putin perderà la pazienza. Non credo che Putin perda la pazienza, è un po' Ah, se l'ha troppo. tenuta fino adesso vuol dire che ha capito bene la partita che gioca. E secondo me si fermano qua. Cioè, lui ha dato l'allarme l'altro giorno, l'avviso ultimo, l'hanno capita che è l'avviso vero, che non scherzava più e si sono fermati. Infatti, per adesso non senti parlare di missili a lunga gittata lanciati in Russia. Secondo me non succederà. Anche Ma sai, perché Marina. appunto Putin, dopo l'annuncio che ha fatto, non può più star zitto. Cioè, se glieli tirano, deve reagire. No, ma Marina Tonini, che dopo sentirò, mi ha mandato. Anzi, guarda, la faccio entrare perché tanto è qui, ok? Marina, tu mi hai mandato un. Ciao, Marina. Allora, non ti sento, Marina, che ti sei mutata. Ciao. Ciao, tu mi hai mandato un articolo della Pravda, perché è bello perché Marina Tonini legge la Pravda e Google ti ha detto che vai troppo spesso su questo sito, giusto? Sì, visito troppo spesso questo sito. Vieni più vicino perché non si sente. Bene, allora, Spesso. sì, Google gli ha mandato proprio a dire, lei sta visitando troppo spesso il sito, cioè lei va a leggere la Pravda. Troppo spesso, c'è un limite di volte. Mamma mia, ragazzi. E Guarda comunque tu mai che, ma eh? no, scusa, Dimmi. attenzione perché la Pravda non è la voce ufficiale, attenzione perché molte volte escono delle cose su pravda.ru, occhio a quello che trovate, perché non sempre è affidabile. Se volete notizie, diciamo, pulite dal Cremlino, bisogna guardare RT, Russia Today. Quella lì sicuramente sono notizie, diciamo, delle Comunque volte Pravda c'è dentro delle cose che sono un po' sospette. Sulla Pravda c'è questa intervista a questo militare, questo capo militare, che dice: loro colpiranno i nostri civili, ma noi colpiremo i loro capi. Quindi noi colpiremo i padroni del mondo. Quando cominceranno a morire a Westminster, eccetera, allora sì che capiranno. Cioè loro dicono: noi colpiremo i capi. Cazzo. Allora vuol dire che secondo me se la fanno sotto veramente, avranno un modo di. Dico bene, Marina? Sì, io non so se sia attendibile, ma credo che Massimo ne sappia di più. Io vado perché cerco di confrontare le notizie che ci sono nei giornali europei con quello che dice la Russia, no? E di solito insomma c'è molta discrepanza tra una notizia e l'altra, dopodiché va a sapere cosa è vero, cosa non è vero, ormai. No, non è che non è un sito di fake news, è diverso. Delle volte esagerano un po' le notizie,
magari a favore della Russia, ma sono un po' esagerate. Sì, Ecco, magari queste dichiarazioni che tu hai trovato, magari se poi vai a cercarla sulla TASS non la trovi così, o non la trovi così precisa, ecco. Cioè, sono un po'... Mi fa piacere fare molti click. Per cui, ecco, vanno presi un po' con le pinze. Se invece guardi Russia Today, RT, lì sai già che... A parte che l'hanno bannata, e quindi bisogna fare un giro per riuscire a trovarla. Ma lì hai le notizie pure. Oppure vai sulla TASS direttamente, che è l'agenzia di stampa ufficiale russa, e c'è degli articolini di 4 righe, ma quelli sono secchi, assoluti e precisi. Comunque, questa intervista era interessante perché dice: noi sappiamo come colpire i capi a Westminster, a Wall Street, cioè non a Wall Street, cioè sappiano che noi non colpiremo i civili, colpiamo i capi, i padroni. E quando cominceranno a morire, capiranno, cioè come per dire, questa è una roba, hai capito, abbastanza, e l'hanno letta loro, sicuramente, quindi. Vabbè, allora io saluto te, ciao Massimo, grazie di essere stato con me. Ciao a tutti, ciao, arrivederci. Ciao. Vedo che ti è piaciuto perché volevi altre domande, quindi vuol dire che io ti volevo mandare a letto perché mi hai detto che vai a nanna presto, quindi... Cazzo, sono le 11 meno 20. Fortuna che non c'è la mia mamma che mi corre dietro. A questo punto mi fa il mal. No, Ciao dopo Massimo. mi sveglio presto, alla sera sono un po' ciucco. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao. Ciao, grazie a te, sei stato meraviglioso. Grazie Massimo Mazzucco.